Buongiorno a tutti, ben ritrovati a un'altra pillola di micologia con Giacomo Jack Spettore Micologo. Nella pagina recentemente, quella Facebook, Giacomo Jack Spettore Micologo Nazionale, ho condiviso molte immagini anche del bosco, veramente belle, oltre che dei cieli che mi sono imbattuto al ritorno dal bosco e anche ai miei amici. Tutte le pillole di micologia prodotte nel canale, a volte possono sfuggirvi e qui le trovate tutte. Ma diciamo, andando un attimo a chiudere adesso lo schermo per parlarvi della pillola di oggi, oggi andiamo ad affrontare una tematica importantissima che riguarda il consumo di un fungo noto come Amanita ovoidea o farinaccio, in Toscana lo chiamiamo farinaccio. E non solo in Toscana, Amanita ovoidea, che è un fungo di grandi dimensioni, bello carnoso, di grande resa e per questo spesso consumato in Liguria, in Emilia-Romagna, in Toscana soprattutto. Un fungo che però è altamente sconsigliato per il consumo, innanzitutto per le caratteristiche organolettiche, l'odore un po' terroso di muffa, anche alla cottura non è un fungo che regala particolari gioie organolettiche, il suo sapore. Se è gradito, la persona lo consuma cotto, non dà nessun problema il fungo, ma chiaramente diciamo il suo sapore, i suoi odori non sono, delle sue carni non sono particolarmente interessanti, quindi lo si sconsiglia per questo. Però la grande mole, la grande resa lo rende appetibile. Qual è però il problema più grande riguardo a questa specie, Amanita ovoidea? Eccolo qua. Quello che oggi noi vedremo. E tutte le pillole di micologia dovrebbero essere fatte così. Il problema è che quando le pillole di micologia sono le più interessanti, le più ben fatte, non le aprite, perché oggi viviamo in una società in cui si vive di tanti piccoli stimoli, la società di TikTok, la società di queste realtà di video, di Instagram, di video anche di 30 secondi, 40 secondi, spopolano gli shorts, spopolano i classici video sempre sui soliti funghi. E quando si fa un video interessante di micologia a raffronto fra le specie, perché è sempre quello che permette di capire, ok, c'è quella specie commestibile, accettabile, edule, mangereccia, qual è la specie tossica più simile e confondibile? Questo andrebbe fatto sempre. E io, nonostante tutto, non perdo l'abitudine, l'ho già fatto fra Clitoci nebularis e Entoloma sinuatum o Entoloma lividum, ho già fatto. Diciamo il confronto con quello diretto in una pillola l'ho fatto tra Amanita caesarea e Amanita muscaria, per quanto siano diversissime, c'è incredibilmente che ancora raccoglie l'una per l'altra, e l'ho fatto anche in altre piccole occasioni. Voglio proseguire a farlo e oggi lo faccio su Amanita ovoidea. Eccola qua, Amanita ovoidea o farinaccio. Ovoidea perché ovviamente si presenta inizialmente come un grosso uovo. Un grosso uovo di struzzo, è una manita, no? Quindi si presenta sotto ovetto con una bella volva membranosa, spessa, inguainante, che non si lacera, una volva membranacea che non si dilacera in verruche nel cappello. Quindi questo è il primo elemento per riconoscerla. Oltre a questo odore terroso, erbaceo di muffa, la si riconosce soprattutto per la struttura dell'anello. Vedete, l'anello è un anello burroso. Se io qui io ve lo zoomo, ma non c'è bisogno che io ve lo zoomi, no? Per vederlo, eccolo qua. L'anello, vedete? È un anello che resta. Questo è l'anello che aprendosi il cappello resta. Questo anello, essendo di consistenza pannosa, burrosa, resta a contatto con la cuticola del cappello al margine, proprio creando una sorta di panna d'affioramento. E questo lo permette di riconoscere abbastanza facilmente per questa struttura dell'anello che resta, lo vedete già qua, quando il fungo è chiuso, già qui sotto la parte che diventerebbe anello quando il fungo si apre, se la toccate vi si disfa nelle mani come se fosse panna, come se fosse burro fuso e come se fosse panna, appunto. Questa è una caratteristica importante. Le dimensioni molto grandi, questo fungo ha dimensioni grandi, sempre massicce, vi permette di non confonderlo, di non rischiare di confonderlo assolutamente con le amanite, mortali, le quali hanno sempre anche l'amanita falloidea versione alba, varietà alba, cioè quella che cresce tutta bianca, amanita, virosa, amanita verna,
rare, poco comuni, soprattutto la verna, hanno base del gambo bulbosa, ma comunque anch'esse presentano una volva membranacea, ma non hanno anello burroso, assolutamente hanno anello ben visibile a gonnella o comunque membranaceo che resta sul gambo, ben visibile sempre ad ogni stazione di crescita del fungo. Certamente non hanno anello burroso e hanno dimensioni molto minori. Amanita ovoidea, dimensioni grandi, anello burroso, volva inguainante di colore bianco, e qui il punto, di colore bianco tutto il carpoforo. Questa volva poi tende a diventare lievemente un po' ocracea con l'ossidazione nella crescita del fungo, soprattutto a maturità, ma resta bianco, al massimo bianco sporco di ocraceo. Colore del cappello, tutto sommato sul bianco neve sporca. Vedete, qui vi faccio vedere altre foto. Guardate, qui si vede benissimo l'anello proprio burroso che va a cadere, vedete? In questa maniera sembra veramente una torta. Ecco, qui sono esemplari molto adulti, però vedete che non resta, questo qui è un esemplare adulto, però vedete che non resta niente nella zona anulare se non delle fioccosità di questa burrosità dell'anello, e altre restano come lembi sul cappello, vedete qui? Questo è un esemplare ancora chiuso, ovviamente. E qui vedete in tutta la bellezza come si può presentare una coppia di Amanita ovoidea che sale su. Questo è un fungo che può rompere il cemento, cresce a volte vicino anche alle carraie, vicino alle strade, e spacca, rompe anche veramente l'asfalto per salire su. È la forza che può avere un fungo quando è in nascita, diciamo sotto forma di uovetto, un fungo così grosso di dimensioni. Guardate che bellezza questi funghi. Quindi un fungo che sarebbe commestibile, non ha problemi di tossicità, qualcuno gli attribuisce gli stessi problemi del fungo simile che vedremo, ma assolutamente no. Solo che è sconsigliato perché molti non solo per il sapore non molto grato, se a qualcuno piace non ci sarebbe motivo di sconsigliarla per questo, visto che è un fungo anche di grande resa, ma per il rischio di confusione con un fungo simile. Prima di farvi vedere il fungo simile con cui si può confondere, vi dico che esiste Amanita strobiliformis, cioè della forma del pino, che è questa qua, Amanita strobiliformis, che a differenza, ora ve la ingrandisco, che può essere confusa con Amanita ovoidea, eccola qua, ve la faccio vedere anche qua, vedete? Anch'essa con anello burroso che si disfa come burro nel gambo, ma con la volva che è dissociata, quindi non resta la calza bella spessa membranacea alla base del gambo. In Amanita strobiliformis si rompe la volva, è fragile, dissociata, e resta come verruche sul cappello, come possiamo vedere qua, come possiamo vedere qua, vedete? Queste sono tutte verruche sopra il cappello, che restano perché la volva si rompe, si dilacera. Quindi, Amanita strobiliformis, cioè della forma del pino, dello strobilo, cioè della pigna perché ricorda un po' una pigna, no? Con tutte queste verruche sopra il cappello. Amanita strobiliformis ha anch'essa anello burroso come la nostra Amanita ovoidea, però ecco qua, però vedete, non resta alla base del gambo praticamente quasi nulla perché la volva si dilacera tutta in verruche nel cappello. Vedete, anche qua non è rimasto nulla praticamente della volva perché è tutto nel cappello come diciamo verruche. Poi di solito le dimensioni sono lievemente meno massicce. Comunque, Amanita strobiliformis, scadente commestibile del gruppo dell'Amanita solitaria, dell'ex Amanita solitaria. Comunque, se uno si sbaglia con questa, non succede nulla perché questa è comunque una Amanita commestibile per quanto scadente, di medie grandi dimensioni, anch'essa spesso rompe il substrato dove viene su,
Sono tutti funghi simbionti, sia sotto conifere che sotto latifoglie, crescono, questa soprattutto sotto conifere. Ma insomma, finché c'è la confusione con strobiliformis che presenta queste verruche sul cappello, non più quindi la volva inguainante sotto, e un colore anche del cappello spesso più grigiastro, più tendente al grigiastro e meno tendente al bianco puro, perché vedete c'è anche questa caratteristica che questa manita possiede, finché c'è questo discorso qua non ci sono problemi. Qual è il problema di confusione? Torniamo alla nostra manita voidea. Qual è il vero problema di confusione? Il problema di confusione è soprattutto in area mediterranea, un fungo poco comune, ma che soprattutto al sud Italia è molto presente. C'è chi dice bassa Italia, io preferisco dire al sud, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, diciamo potremmo dire dalla Basilicata in giù soprattutto, è molto presente, anche in Sardegna può essere presente, ed è questa Amanita proxima. Che bianca nel cappello, vedete quando viene su, nasce sotto forma di uovo anch'essa, può essere confusa con Amanita ovoidea. Tanto può essere confusa che guardate qua, questa è un'immagine di qualcuno che ha caricato questo fungo e ci ha scritto Amanita ovoidea. Ma stiamo scherzando? Questa non è Amanita ovoidea, questa è l'Amanita proxima. Come la potete riconoscere? Questo è un fungo tossico pericoloso. Come lo potete riconoscere? Ecco la differenza principale. La volva, la calza inguainante che resta, quindi a differenza di strobiliformis, non si rompe, si dilacera in verruche nel cappello. È come in Amanita ovoidea, membranacea e resta, diciamo, a sacco alla base del gambo. Ma il suo colore è aranciato. Come potete vedere, il colore della volva è arancione, aranciato. Non lievemente sporcarsi tendente all'ocra come succede nell'età Amanita ovoidea, ma proprio sull'arancione, giallo-arancio. Guardate anche qua. Qui addirittura un esemplare con una volva un pochino più fragile, qualche verruca è rimasta sul cappello arancione. Qui resta visibile, ma vedete l'arancio alla base del gambo anche in questa foto un po' più sfocata. Anche qua, vedete, c'è nettamente dell'arancio alla base di questo gambo. Le dimensioni spesso non sono corpulente, enormi come quelle della manita ovoidea, il farinaccio che è commestibile, però ci arriviamo molto vicino, quindi non è quello che vi aiuta. Quindi la prima cosa, questa volva che non è bianca ma è aranciata. L'altra cosa, vedete, l'anello di Amanita proxima è membranoso, è membranaceo. Non resta, se non come qualche piccola flocculosità, non resta burroso a rompersi diciamo, nelle pareti della circonferenza del cappello. Vedete anche qua l'anello, eccolo qua. Questo è un anello che voi lo vedete. Vedete qua, non è burroso, pannoso, non è rimasto attaccato al cappello e il gambo se ne è deprivato perché è andato tutto via. Rimane come una membrana presente nel gambo, eccolo qua. Quindi Amanita proxima si distingue dalla manita ovoidea, che sarebbe commestibile, da questa volva aranciata e dalla presenza di un anello membranaceo. Altro che Amanita ovoidea, come qui questa persona ha scritto. Per fortuna le altre sono state classificate come Amanita proxima, ma bisogna stare attenti anche su internet, è questo che vi voglio dire. Su internet spesso di tante foto corrette c'è qualcuno, qualche gonzo, qualche simpaticone che ha caricato una foto senza approfondire e le ha dato il nome. E vi può condurre in errore. Quindi Amanita proxima perché è pericolosa. Questo fungo che cresce in aree mediterranee, sotto conifera soprattutto, ma anche sotto latifoglie, anche nelle radure, crea una sindrome di intossicazione chiamata sindrome neurleucinica. La sindrome neurleucinica è una sindrome che attacca i reni. È una sindrome irreversibile, per fortuna è una sindrome irreversibile, la sindrome neurleucinica. Però crea disturbi fortissimi, violenti, vomito, diarrea, sudorazioni, ansietà, crea tutti questi stati molto devastanti, una lieve insufficienza epatica, per fortuna controllabile a livello ospedaliero e con rapida risoluzione nel 99% dei casi, ma un'insufficienza renale lì per lì abbastanza preoccupante, abbastanza severa, che poi può essere per fortuna risolvibile, a differenza dell'intossicazione da orellanina, dei cortinarius pericolosi, cortinarius speciosissimus, oggi chiamato cortinarius rubellus,
Cortinarius orellanus e altri del gruppo che contengono orellanina o che possono contenere orellanina, le lesioni ai reni che questo fungo crea sono reversibili. Però comunque, ragazzi, questo è un fungo da non consumare, cioè ti manda all'ospedale e come vedete non è molto dissimile dalla nostra Amanita ovoidea. Guardate qua, soprattutto quando è cresciuto, se uno non fa caso alla volva che qui è bianca e di là era aranciata, ora lo rivediamo, che l'anello è burroso, se uno non guarda tutto il fungo e che quindi diciamo, al margine del cappello sono rimaste queste fioccosità, lanuginosità, che qui non ci sono se non residue a livello di qualche flocculosità, ma normalmente non sono presenti come vedete qua. Se uno non fa caso a questo, può consumare l'Amanita proxima in luogo dell'Amanita ovoidea. Anche per questo motivo ne si sconsiglia il consumo anche del farinaccio dell'Amanita ovoidea per evitare queste confusioni, soprattutto in quegli areali dove le due Amanite possono essere presenti insieme. E c'è da dire che questo fungo qua al naso non ha odore o sapori particolari, mentre invece appunto il farinaccio, l'Amanita ovoidea commestibile, ha un odore un po' di muffe, terroso erbaceo, eccetera, che lo permette di distinguere anche al naso. Ma non è quello il carattere che vi deve guidare, perché a volte un fungo impregnato d'acqua, diciamo completamente fradicio, può perdere senza la stimolazione della lamella, dell'imenoforo o al taglio le caratteristiche principali dell'emissione di odori che è dilavato dall'acqua. Quindi volevo soltanto dirvi che quello per distinguere, il fattore per distinguere la specie Amanita proxima, questa qua, vedete, che è tossica con questa calza aranciata rispetto all'Amanita ovoidea, è appunto il velo principale arancione e non bianco, e soprattutto l'anello che è membranoso e non è burroso. Vedete anche qui un anello membranoso che resta sul gambo ben visibile e non si dilacera minimamente ai bordi del cappello. Ripeto che la confusione invece con l'Amanita strobiliformis, che anch'essa ha l'anello burroso, anche se spesso meno intensamente copioso in questa pannosità, e che a volva bianca grigiastra che si dilacera nel cappello sotto verruche, se confondete il farinaccio con questa Amanita strobiliformis non succede assolutamente niente, perché questo è un fungo che è commestibile per quanto scadente. Vedete anche qui l'anello è tutto burroso, si è diffuso ai margini del cappello, guardate qua, anche in un fungo così adulto ancora è ben presente, però la differenza è che non resta nessuna calza alla base. Perché? Perché la volva inguainante in Amanita strobiliformis è una volva dissociata, fragile, e si è rotta. Quello che voi vedete qua nel cappello, qui sopra, sono le verruche. Vedete le verruche? E questi sono i pezzetti della volva del velo che si è rotto qua. Né in Amanita proxima né in Amanita ovoidea questo avviene, perché qui c'è un po' di terra sopra, ma la cuticola è completamente spoglia da verruche, perché tutta la volva rimane bella soda e membranacea e spessa diciamo, a sacco nel gambo e non si rompe in verruche su. Quello che al massimo potete vedere, anzi quello che dovete vedere, è questo anello burroso che penzola, anche dove non si è aperto del tutto il fungo si comincia a vedere qua, che si dilacera come tanti pezzettini. Guardate, addirittura vedete qua, se guardate il substrato sotto, potete vedere qui dei pezzettini di anello burroso che sono caduti a terra qui, vedete, guardate, come se abbiano fatto, come se fosse della ricotta, dei pezzettini di ricotta. Ecco, vedete? Sì, ricorda anche un po' la ricotta o appunto del formaggio bianco a granuli, vedete? Che è caduto giù. Non sono le spore queste, ma sono i pezzetti, perché le spore sono bianche, ialine, e quindi si disperdono, le lamelle sotto rimangono dello stesso colore bianco impuro per tutto il tempo perché le Amanite hanno sporata bianca, ma diciamo non sono spore quindi queste, anche perché le spore sono una farina talmente microscopica che solo a decine di migliaia tutte insieme riusciamo a vedere la spolverata di spore. Questi sono pezzetti di anello che sono caduti nel substrato dell'erbaceo di foglie sotto qua. Dunque,
Amanita ovoidea o farinaccio, molto consumato in Liguria, nelle Marche, in Romagna, in Toscana, fungo commestibile di grande resa perché di grandi dimensioni, da sconsigliare soltanto per il rischio di confusione con Amanita proxima, la quale si presenta più o meno delle stesse dimensioni, anch'essa con volva inguainante, solo che questa volva arancione e non volva bianca, anello membranaceo e non burroso, lo ripeto ancora. E cresce soprattutto in areale mediterraneo, ma questo è un elemento in cui potete confidare poco, dovete riconoscere il fungo. Non ha odori particolari, a differenza dell'odore, diciamo, un po' terroso che ha invece la nostra Amanita ovoidea. E poi abbiamo detto che c'è la nostra spettacolare Amanita strobiliformis con anello burroso, ma dissociazione della volva, vedete qua soprattutto in queste scaglie nel cappello, che può essere confusa con Amanita ovoidea perché ha l'anello burroso, ma il non vedere praticamente nessuna calza alla base, perché si è tutta rotta in verruche sopra il cappello, i colori un pochino più grigiastri, le dimensioni spesso molto grandi ma lievemente meno robuste, corpulente e massicce dell'Amanita ovoidea, ve la fanno riconoscere. Comunque Amanita strobiliformis è scadente, commestibile ma non tossica, quindi non è questo il problema. Non è questo il problema. Il problema è la confusione con Amanita proxima, che è un fungo assolutamente pericoloso, commestibile col cavolo, commestibile una volta perché vi manda all'ospedale per insufficienza renale. Abbiamo visto oggi funghi a confronto, Amanita ovoidea, Amanita proxima, con un'occhiata anche a Amanita strobiliformis. Alla prossima, e mi raccomando, adesso io mi tolgo un attimo da questa prospettiva in cui non mi vedevate. Mi raccomando, è molto interessante sempre analizzare i funghi in questa maniera, a confronto l'uno gli altri, soprattutto le specie simili. È così che si impara la micologia, è così che si impara ad accettare pian piano specie commestibili, rifiutando e evitando rischi con altre specie simili. Alla prossima, toccate qui la finestra per tutte le pillole di micologia con Giacomo Jack, ispettore micologo. Alla prossima, amici. Ciao!